Non hanno perso una partita e, siccome sostiene coach Walter De Raffaele, gli impegni precampionato non hanno più di tanto influenza sia nel bene che nel male. È un dato oggettivo però che il filotto di vittorie inanellato dagli Oro Granata è un buon viatico per la stagione che apre al Tagliercio domenica 2 ottobre. Una squadra rinnovata, la Reyer, una squadra che c'è e la prova del 9 si è vista nel match amichevole con i turchi, due volte campioni d'Europa dell'Anadolu Efes, piegati in un palazzetto dove ritornano il pubblico delle grandi occasioni al termine di un confronto di livello con due squadre che si sono misurate offrendo un gioco appassionante. I turchi hanno indubbiamente perso più di qualche occasione, una squadra ancora non ben organizzata, esattamente l'opposto di quel che è apparso il team Oro Granata, che è sembrato in campo ben amalgamato con leader di gioco attenti e capaci. La nuova guardia, Jason Granger, potentissimo con 10 punti e 13 assist. Guardando le statistiche, per quello che contano, i 21 assist sono l'elemento più importante in questo momento. Jason è un campione, un giocatore di grande esperienza, ha leadership, è una cosa che ha sempre fatto, ha personalità, e quindi era una di quelle cose che cercavamo proprio in quel ruolo. Credo che insieme a Marco e Andrea sotto questo aspetto siamo assolutamente coperti. Vincere anche le amichevoli fa piacere, aumenta l'autostima, migliora la conoscenza, però insomma adesso c'è da prendere queste cose che sono certamente dei buoni punti di partenza. Ognuno sta cercando di capire il proprio ruolo, sta cercando di prendere il proprio spazio, una volta arriva un giocatore poi ne esce un altro per un infortunio, quindi ci sono tutti degli adattamenti, anche se si è visto un po' di sbavature per la non conoscenza, però ripeto, è tutto molto propositivo e l'aria è molto leggera. Questa è la cosa più importante in campo e fuori dal campo. Giochiamo con molta umiltà e questo è un altro elemento non da poco, quindi andiamo avanti. La prima prova in campionato è con Scafati, dove il nuovo roster incontrerà la vecchia guardia Reyer, Julian Stone. Unico neo in questa fase pre-campionato, l'infortunio a Jordan Parks, rottura del legamento della caviglia destra, non una semplice distorsione.